Ciao ragazzi, in questa puntata continuiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ma non vi dico un regalo, ma sto facendo sotto. E non, poi regala, la cosa bella è che adesso sono mezzanotte e 20, cioè io non posso nemmeno strillare la mattina, fa gli urli, cioè se io adesso mi piglio un colpo io muoio, non so se rendete. Se rendo. Madonna, raga, è terrificante qualcosa, eh. Forbici. Utilizziamo le forbici. Ok. Pronto? Sì, vabbè, con quella mano che c'ha solo tre dita. Mia, di che stai parlando? Chiave quadro elettrico, quindi significa che mo... Vabbè. No, no. No, raga, pure i bambini che piangono, no, eh. Vedete che mo sopra si è spento tutto. Perché adesso qui, con la chiave del quadro elettrico, significa che noi dovremmo tornare qua. Ma non sarà facile, raga. Sicuro. Porco, lo sapevo. Ma ve l'ho detto, raga, questo è tutto totalmente distrutto. Mamma mia! Mamma mia! Ma... Ecco! Via, via! Oh, raga, dovremmo andare qua. Fa così. E chiudere, non dobbiamo toccare più niente adesso, raga, lo assicuro. Ok, non devo andare, non te lo permetto. Ah, sei ancora vivo? Vabbè. Sì, l'ho trovata. Vai. Ah, eccola. Ah, sarà così facile stavolta. Voglio andare via da qui. Non lo so, Ida, non lo so, che volevamo fare? Volevamo rimanere qua, non lo so. Comunque, raga, io preferivo molto di più la prima boss, ovvero... Ecco chi c'era dietro a tutto. Quello, come si chiama? Sono due. Dimitrescu. Ma 10.000 volte meglio o Moreau o Heisenberg. Ok, ma 10.000 volte meglio. Ah no, ragazzi, ok. Allora, come avete visto, salvato. Quindi ora direi che
La puntata finisce qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!